Aldo Locurto è un medico italiano di 73 anni, specialista in chirurgia plastica che fin dal 1978 si è prodigato come Volontario nei paesi in via di sviluppo. Per tanti anni ha messo la sua professionalità al servizio dei lebrosi di Marituba nella Amazzonia brasiliana, dove è venuto a contatto con la cultura e le tradizioni di alcuni gruppi indigeni. Con essi ha condiviso per circa sei mesi l'anno piccoli e grandi momenti di vita quotidiana. E ora dopo 45 anni di attività come medico volontario, Aldo Locurto ha pensato di lasciare al suo paese circa 200 oggetti, dalle maschere agli utensili, agli strumenti musicali, ai giocattoli per bambini, donandoli al proprio comune. Ora siamo nelle stanze di Villa Meda a Canzo dove sono raccolti questi ricordi avuti dalle migliaia di pazienti curati in tutto il mondo dal medico dottor Locurto immagino che ogni oggetto qui presente sia per lei un ricordo un ricordo di un viso sofferente di un malato un ricordo di un villaggio di un paese sì, sono tutti, quasi tutti oggetti che io ho ricevuto eh, durante le mie spedizioni eh, umanitarie eh, a titolo mh, assolutamente volontario e individuale oppure con qualche altro collega. Quando curavamo queste persone rimanevamo a volte meravigliati dall'estetica di questi popoli indigeni. E con quasi il desiderio appunto di far conoscere questa loro cultura al di là della malattia anche qui da noi. Per cui, quando loro vedevano dopo che erano stati curati che io apprezzavo molto eh, eh, l'oggettistica che avevano nelle loro capanne, eh, gli veniva spontaneo eh, ringraziarci eh, donandoci questi oggetti. Quindi, la gran parte degli oggetti dell'esposizione sono dei doni che io ho ricevuto nell'ambito di queste spedizioni che io ho fatto eh, sia come medico eh, di medicina generale perché questa è stata fondamentalmente la mia attività eh, a Canso per oltre 40 anni sempre sei mesi all'anno sia come chirurgo plastico quando operavo i lebrosi soprattutto nel lebrosario di Marituba ma poi anche a Calcutta nel lebrosario di Madre Teresa. Ma com'è nata questa iniziativa di donare al comune del suo paese di canzo questa raccolta di oggetti? Ma nel tempo questi oggetti sono diventati centinaia. Eh, tantissimi li ho donati a dei musei a Quebec, in Canada, eh, a Lione, in Francia, eh, a Lugano, in Svizzera, a Milano, al Mudec e al Pigorini, a Roma. Però ne aveva ancora tantissimi e li tenevo in un seminterrato eh, ovviamente ben protetti. Qualcuno nella sala d'attesa eh, quando ancora eh, potevo esercitare la mia professione, ma poi andando in pensione eh, tre anni fa mi sono detto ma è un peccato, qui nessuno potrà più ammirare l'estetica dei popoli indigeni, il significato che hanno tanti oggetti e ho fatto questa proposta al Comune. Che non solo l'ha accettata, ma ha destinato anche tre sale di una costruzione prestigiosa che è la Villa Meda, che ha oltre 300 anni. E, e quindi, con la collaborazione dell'architetto canzese Giordano Riva, che io ringrazio perché ci, abbiamo, ci ha veramente dedicato tanto tempo, e abbiamo allestito nell'arco di due anni questa esposizione che è permanente, quindi è una donazione che eh, si spera non finisca un domani in qualche deposito perché è una testimonianza della cultura di questi popoli. Lei è originario di Agrigento ma ha sempre vissuto a canzo, possiamo dire. Come è nata in lei la vocazione? di andare eh, medico volontario in giro per il mondo. Sì, quando, sin da quando ero studente mi interessavo eh, alla problematica dei popoli indigeni, ma anche dei lebrosi. Mi aveva eh, colpito moltissimo la figura di Albert Schweitzer, che aveva avuto un premio Nobel, un eh, eh, medico svizzero che aveva lasciato tutto per poi andare a nel Gabon fondare un lebrosario per cui quando poi mi sono laureato sono venuto qui a canzo e ho iniziato a fare il medico di famiglia mi hanno eh, in qualche modo contattato insomma c'è stato un una, una forma di incontro culturale con alcuni frati che venivano periodicamente all'ospedale fate bene i fratelli di erba e avevano l'ospedale nel togo e così eh, eh, mi è venuto proprio il desiderio di andare a passare la prima volta il mese delle vacanze nel loro ospedale eh, in Togo però poi questo mese all'anno è diventato due mesi poi sono diventati tre mesi finché ho deciso di fare sei mesi in missione e sei mesi eh, lavorare per mantenermi a Canzo e quindi eh, diciamo che eh, l'idea di aiutare eh, anche pazienti nel terzo mondo ce l'avevo già fin quando eh, facevo la facoltà di medicina eh, perché io considero la medicina come una veramente una missione e che è altamente gratificante non tanto l'oggetto che si riceve dal paziente che è stato guarito ma dal sorriso che lui eh, ti ricambia quando torni ancora a casa sua e lui sta meglio o è guarito ma lei ha nel suo passaporto una foto di Madre Teresa di Calcutta. Perché se la porta sempre con sé? Sì, io ho avuto la fortuna di poter operare eh, a Calcutta dopo eh, averla incontrata a Roma. Eh, le avevo chiesto se potevo venire a Calcutta, lei ha detto ok, e con mia grande meraviglia eh, pensavo che mi mandasse nel lebrosario all'inizio perché. C'era un lebrosario dove bisognava appunto operare i Lebrosi e io ero un chirurgo plastico, e invece, quando io sono arrivato a Calcutta, eh, nel primo periodo mi ha messo a aiutare eh, i moribondi nella casa dei moribondi. Io non capivo, pensavo che ci fosse stato. E lei si arrabbiava anche per sì, questo. Io sì, sono medico, non io... sono qui a fare con la suora che c'era Diceva: Ma come è possibile? Io ho detto che sono un medico, non un assistente o un volontario che viene qui a lavare, a vestire e a eh, detergere il sudore le persone che stanno per morire. E lei mi diceva, no, eh, voi dovete imparare anche a sapere eh, curare quelli che stanno morendo. Non si possono guarire, ma si possono curare. E questa è stata la più grande lezione che io ho ricevuto da madre Teresa. E la porto in Italia. Ecco perché io non vado mai definitivamente fuori dall'Italia. Torno in Italia, carico di queste lezioni che imparo eh, nel terzo mondo e cerco di migliorare il rapporto medico-paziente che purtroppo qui in Italia è molto in crisi. Ma lei è stato anche amico di Monsignor Aristide Pirovano. E superiore generale del Pime e vescovo di Macapà e fondatore del lebrosario di Marituba. Monsignor Pirovano diceva di lei, il mio amico medico che viene a passare le ferie annuali con noi in Amazzonia e a vivere le angustie e i dolori e anche la gioia e la serenità dei nostri lebrosi e dei nostri poveri. Che ricordo ha di Monsignor Aristide? Sì, anche lui è stata una figura carismatica che per me è stato anche un maestro di sopportazione, non l'ho mai visto una sola volta arrabbiato, era sempre sorridente e soprattutto i suoi benefattori erano di qualunque tipo di religione o di credo, aveva anche amici carissimi atei e questa è stata questa sua larghezza di vedute, di idee naturalmente l'ho poi fatta mia, non perché io sia un religioso, anzi conosco poco di, eh, di religione, purtroppo non ho avuto tempo eh, di studiare la teologia, per cui applico eh, certi eh, insegnamenti da figure carismatiche religiose, le applico alla medicina. Per esempio Madre Teresa, ricordo che diceva ai preti, eh, eh, quando, dite, quando dite una messa ditela come se fosse la vostra prima messa o la vostra ultima messa prima di andare in pensione o la vostra unica messa e allora io ho trasformato questa frase in un monito che do ai medici quando vedete un paziente no? consideratelo in quel momento come se fosse il vostro primo malato. Io mi ricorderò sempre qual è stato il mio primo malato quando ero appena laureato. Era un ragazzo che aveva il diabete, per esempio. Ecco, e, e non lo dimentico mai, e, trattatelo, eh, quel paziente, come se fosse il vostro ultimo paziente prima di andare in pensione, o il vostro unico paziente. Ecco, questo è uno delle, dei, dei, degli inviti che io faccio ai colleghi, quando parlo a studenti di medicina o a colleghi che sono curiosi e vogliono un po' sapere del mio passato, del mio trascorso. Ecco. A Marituba lei dormiva nella stanza di Marcello Candia, l'imprenditore brianzolo, con tre lauree, che ha lasciato le sue aziende per andare a vivere. Con Monsignor Aristide pirovano perché dormiva nella sua stanza? Marcello Candia non c'era o oh, dove era allora. Eh, era una coincidenza quando io andavo in, in Amazzonia eh, era quasi sempre d'estate. No, e, e allora. Eh, lì corrispondeva invece al periodo delle piogge. Vabbè. E, eh, Monsignor Pirovano mi alloggiava nella stanza degli ospiti. L'ospite illustre in questo caso era Marcello Candia, il quale non c'era perché era in Italia a raccogliere fondi per continuare con la sua opera. Lui aveva già venduto tutto, era, era povero. Infatti poi fu pubblicato un volume su di lui che si chiamava Da ricco che era. E per me, eh, indirettamente, le pareti di quella stanza traspiravano proprio, la, eh, come posso dire, non, non direi nemmeno la filosofia, ma il modo di farsi prossimo di questo, di questo personaggio di cui mi pare in corso una beatificazione. Sì, una causa di beatificazione. Ma un altro missionario importante che lei ha conosciuto è stato padre Nello Ruffaldi, il missionario del PIME che lo ha portato a conoscere i CAIAPO. Sì, allora lui eh, nella missione appunto che c'era a Belém sulla foce del rio delle Amazzoni, era una missione del PIME, eh, Dato che io sì, ero medico, però non avevo nessuna autorizzazione per entrare nelle aree indigene, perché ci vuole un'autorizzazione speciale, eh, che lui aveva già, e mi, ha, eh, mi ha chiesto di affiancarlo perché eh, ehm, in mezzo alla foresta c'erano queste popolazioni etniche che eh, eh, a volte avevano eh, delle enormi problematiche, soprattutto di tipo influenzale. Eh, perché non avevano anticorpi contro eh, diciamo, il virus dell'influenza e morivano come mosche perché eh, il clima era cambiato anche in Amazzonia. In quel periodo eh, ci fu anche la conferenza mondiale sul sul, eh, sull'ambiente eh, nel 1993 a Rio de Janeiro eh, perché proprio in Amazzonia eh, le notti... Eh, erano molto più fredde rispetto ai giorni e quindi questi, eh, questi indios che praticamente eh, non avevano vestiti perché il clima eh, era un clima tropicale eh, soffrivano dell'escursione che c'era tra il giorno e la notte e spesso cadevano eh, malati e morivano proprio, soprattutto i neonati erano i primi. A morire, quindi mi aveva chiesto di affiancarlo e curare i popoli indigeni. E poi è andato in Mongolia e lì è tornato per ben vent'anni. Sì, ecco. dalla Mongolia mi aveva invitato alla Croce Rossa della Mongolia. Ho ricevuto un invito da un antropologo italiano che collaborava con la Croce Rossa, e anche lì per me è stata un'esperienza incredibile. Perché arrivavo dall'Amazzonia, ero abituato a vedere un enorme, eh, come posso dire, eh, fiorire di natura, foresta impenetrabile e mi sono trovato eh, a andare a cavallo da, un, da una etnia all'altra, eh, perché loro sono nomadi e vivono in tende, eh, senza avere apparentemente eh, qualche medicina. Eh, locale l'uso di piante medicinali e invece poi ho, ho trovato nella capitale un libro di due volumi che mostrava e illustrava 300 piante medicinali della steppa della Mongolia. Quindi, anche questo per me è stata una grande lezione. Eh, non c'è un popolo sul pianeta che non abbia utilizzato piante medicinali per curarsi nel corso dei secoli. È chiaro che. Con le piante medicinali non si può curare tutto, però si sono sempre aiutati con la natura. Ho trovato in Senegal eh, un libro sulle piante medicinali del deserto del Sahara, ce ne sono 40, e mentre noi pensiamo che sia solo una enorme distesa di sabbia arida con qualche oasi. Non è così. I popoli dell'Artico, quando io sono stato in Canada, tra gli Inuit e... Ho potuto visitare delle popolazioni che vivevano al confine col Circolo Polare Artico, ho trovato delle piante medicinali che loro utilizzano, soprattutto raccolgono d'estate quando, quando si sciolgono le nevi, sono muschi e licheni che loro utilizzano da 20.000 anni come piante medicinali. Quindi ancora una volta ho imparato che non esiste una popolazione che non si sia avvalsa della natura per curarsi. Sì, e eh, cosa dire dell'Oceania, delle isole Salomone, dove lì ha conosciuto un salesiano, un missionario salesiano, Monsignor Luciano Cappelli, che è stato soprannominato il Vescovo Volante, perché passava da un'isola all'altra con un aereo. Cosa li hanno insegnato i popoli dell'Oceania? Allora, lì in Oceania è stato ancora una volta una, eh, un allenamento a eh, rispondere in modo positivo agli insulti della natura. Non più tardi di 24 ore fa c'è stato un terremoto nell'isola di Guadalcanal e per fortuna niente vittime. Quindi eh, andavamo eh, da un'isola all'altra, di solito quando noi arrivavamo... Facevamo la circumnavigazione dell'isola di Guadalcanal, sempre restando vicini alla costa, perché l'Oceano Pacifico è stato chiamato così in modo errato dal primo degli esploratori che è andato lì, perché ha trovato l'oceano in quel periodo lì calmissimo, ma l'Oceano Pacifico è estremamente traditore. Si parte con l'oceano calmo, poi arrivano tsunami, arrivano tifoni, arrivano cicloni e quindi sono sempre i viaggi in cui si sa quando si parte e non si sa se si arriva e come si arriva. E lì io avevo all'inizio collaborato con Monsignor Capelli, che è una persona, un vescovo eroico che ha dedicato tutta la sua vita a oltre 900 isole che ci sono. Eh, che costituiscono l'arcipelago eh, delle, delle isole Salomone e che tra l'altro so che non è in buona salute e malgrado questo continua a operare laggiù e, e lì eh, avevo collaborato all'inizio alla costruzione di un ospedale che si trova a Tetere a 10 o 20 km da Ognara che è la capitale di Guadalcanal e che sta funzionando egregiamente. Lei ha scritto anche dei libri eh, sulla la, la cura e eh, eh, sulla medicina del, dei vari eh, paesi dove andava in visita, ma come faceva lei a farsi accettare dagli stregoni, dagli sciamani di quelle popolazioni? Sì, è un po' difficile da spiegare. Vediamo se ci riesco in... In qualche minuto, no? io quando andavo per la prima volta in un, a trovare un'etnia, avevo sempre una guida locale che il governo mi metteva a disposizione. Quindi ero un interprete, lui parlava la lingua locale e io eh, in qualche modo ormai eh, avevo imparato molto bene eh, la lingua portoghese. Perché in Brasile, in Amazzonia, io ho avuto soprattutto l'esperienza con gli sciamani amazzonici. Allora arrivavamo e ci piazzavamo per non disturbare alle pendici del villaggio, sempre in riva al fiume, però a circa 500 metri per non disturbare. La guida faceva parte dell'etnia, quindi per loro era una garanzia che io non ero una persona che era venuta per uccidere o per fare del male a qualcuno. Eh, loro mi spiavano: vedevano che io non usavo macete, non avevo armi e, e che mi occupavo semplicemente di fare delle foto a delle piante eh, attorno a me. I primi ad arrivare erano i bambini. I bambini erano i più curiosi di tutti. Venivano tra l'altro, mi mettevano in crisi perché mi dicevano: Ma tu da quale foresta arrivi? Io dicevo arrivo dall'Italia. E, e come si chiamava tuo nonno io dicevo Giuseppe è il nonno del nonno di tuo nonno e lì andavo in palla perché non, 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 non potevo conoscere la storia della mia famiglia e, e loro invece poi nel tempo ho capito che gli anziani gli passavano tutta, tutto il ricordo e la memoria de, di tutta la comunità indice la storia della loro comunità cosa succedeva? che eh, arrivava nel villaggio la notizia che era arrivato un uomo bianco e che era venuto solo a fare visita che era innocuo, che era un lazzarone perché non andava a caccia non andava a pesca per cui a eh, un bel momento arrivava anche cominciavano ad arrivare anche degli adulti e arrivava qualcuno con una scheggia sotto un piede, un pezzo di legno che si era incuneato sotto il piede sotto la, del, la pianta del piede e mi diceva tu nella tua etnia nel tuo popolo sei capace di togliere questa questa spina, perché il nostro dottore, il nostro sciamano ha provato e non è riuscito. E allora lì era un momento di promozione per me. Dicevo: Sì, se mi invitate nel vostro villaggio, lo facciamo insieme a lui. Lui prega e io ti tolgo la scheggia, ecco un esempio. no E allora ho imparato anche a coinvolgere. rispettare no? la loro cultura. Lo sciamano faceva dei massaggi, eh, pregava. Ecco, non troverete mai un medico che prega mentre si prepara a fare un intervento ecco, questo è un altro degli esempi che io ho preso eh, operando con gli sciamani allora facevo un intervento e poi la cosa più interessante la moglie di questo adulto che lo teneva per mano non c'era mica l'anestesista e allora eh, è una situazione che mi trovava all'inizio molto a disagio ma poi dopo piano piano e ho imparato anche a sapermi promuovere senza imporre la medicina dell'uomo bianco. Venivano loro a chiedere, come fai nel tuo, nella, tua, nella tua tribù a curare la tosse? Che Era la cosa che gli, gli, gli faceva più paura, no? Allora io facevo vedere che c'era una possibilità di fare un'iniezione di antibiotico, però c'era la siringa, c'era l'ago, e l'ago per loro significava bucare la pelle e rischiare che l'anima si perdesse e quindi io dovevo chiamare lo sciamano e dire senti tu che hai la possibilità di tappare questo buco con le tue preghiere prova a vedere che mentre io faccio l'iniezione tu preghi e mi aiuti a fare in modo di curare questo anziano perché l'anziano è importantissimo in queste popolazioni è l'enciclopedia vivente quindi quando muore un anziano è come se e si perdessero l'enciclopedia. E quindi anche questo per me è stato un grande apprendimento. La lingua che usavi con loro qual era? Allora io ho imparato intanto nella mia vita cinque lingue, ma perché le studiavo: inglese, francese, portoghese, spagnolo, italiano e siciliano, perché il siciliano è una lingua. Okay? Qualche parola eh, dei popoli indigeni quando andavo chiedevo sempre. E ho sempre chiesto ai miei interpreti, per favore insegnami nella tua lingua a dire buongiorno, grazie e arrivederci. Erano queste tre parole che mi hanno sempre aiutato a eh, comunicare meglio eh, con dei popoli che magari avevano una lingua diversa. Poi noi abbiamo un linguaggio in più, noi italiani, usiamo molto la gesticolazione e quindi già questo aiuta abbastanza. C'è in questa mostra eh, a Villa Meda di Canzo un aspetto importante, quello a cui ha accennato lei, quello dei bambini. Ecco, eh, i bambini non venivano mai e non vengono mai picchiati. E se qualche bambino viene picchiato, abbiamo letto in una didascalia eh, in questa mostra, eh, se eh, i bambini vengono picchiati, questa persona rischia di essere cacciato anche dalla tribù. È così? Sì, tra l'altro io devo fare un parallelismo. Mi ricordo che qualche anno fa, qualche anno fa si parlava molto in Italia di telefono azzurro. Eh, di maltrattamento dei bambini adesso se ne parla un po' meno però eh, eh, in, uh, presso i popoli indigeni quasi in tutto il mondo è assolutamente eh, vietato eh, eh, proprio per cuotere un bambino semmai si può usare eh, tra i popoli indigeni si usa l'umiliazione cioè se un bambino si comporta male che so io, non divide con gli altri quello che ha per esempio eh, tra gli sciavanti del mato grosso, se un bambino guarda eh, con intensità che so io un, un giocattolo, una scimmietta che ha l'altro bambino, lui ha l'obbligo di, di dargliela di, o di regalargliela o di fargliela prendere in mano, cioè è un obbligo proprio morale, li abituano all'altruismo fin da piccoli. Okay. se qualcuno è egoista e non lo fa la prima cosa che fanno gli, gli rasano i capelli a zero e lui sarà preso in giro per 15 giorni dagli altri bambini ma non si fa mai violenza sui bambini io ricorderò sempre che c'è stato un bambino rimproverato dalla madre che ha preso un tizzone e ha messo fuoco su una capanna di paglia e tutte le altre capanne che erano di paglia vicine si è incendiato tutto il villaggio Nessuno ha messo un dito su questo bambino. Ecco, questa è una delle cose ancora che io ricordo. Ecco. Dottor Locurto, ma cosa spinge un medico di un paese dalla Valassina a lasciare tutto e andare a fare il medico volontario nel terzo mondo? Che cosa l'ha spinto a fare questo? Sì, è sempre la, la spinta. Intanto è la stessa che porta uno studente a iscriversi alla facoltà di medicina perché c'è molto di gratificante nella nostra professione. Ovviamente è molto di più, eh, eh, diciamo, la spinta è molto superiore quando uno decide di lasciare il benessere del proprio paese e andare in un posto dove l'ospedale è più vicino, magari a 200 km. E si parte con poche medicine e queste medicine, a un bel momento, terminano e, e ci si trova di fronte a dei dilemmi eh, che, che eh, solo con il buon senso e, e che non sono scritti sui libri eh, si riesce in qualche modo a risolvere. Io faccio sempre come esempio: eh, quando io mi portavo degli antibiotici ero in aree isolate, a un certo punto questi antibiotici mi restava l'ultimo. E mi arrivavano due mamme con due bambini con la polmonite e io dovevo scegliere quale far sopravvivere quale, e quale, quale condannare. No? E avrei voluto avere un bottone per sprofondarmi in quel momento. E allora, cosa è successo? Che eh, a un certo punto. Eh, 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 usavo quell'antibiotico, non lo potevo dimezzare come dosaggio perché sennò sarebbe stato insufficiente per tutti e due i pazienti. Allora lo utilizzavo a dosaggio eh, adatto per il bambino che avevo deciso di lasciare sopravvivere perché chiedevo alla mamma quanti bambini hai tu, quanti ne hai tu. Poi, se era una femmina, dopo la precedenza perché la donna poteva partorire e mettere al mondo altri bambini in futuro, perché questi sono popoli destinati all'estinzione e quindi preferivo la femminuccia da far sopravvivere, però, però facevo l'iniezione alla femminuccia, ma stavo tutto il giorno col maschietto, anche se poi sarebbe morto. Tutto questo per mettere in pratica l'insegnamento che avevo avuto da Madre Teresa, cioè di non abbandonare mai... E il malato, anche se ormai gli mancano poche ore per purtroppo per, per morire, ecco, non so se. Sì, è chiarissimo, è chiarissimo. Adesso, però, eh, che intenzione ha di fermarsi oppure dopo la pandemia ripartire ancora. Guarda, io sono tornato dall'Amazzonia proprio quando è iniziata la pandemia qui in Italia. Ho assistito a alla morte di centinaia di persone a Bergamo e non dimenticherò mai quando sono arrivati i, i militari a prendere eh, queste, eh, queste persone che sono morte come, come muoiono le persone sui marciapiedi di Calcutta cioè senza nemmeno poter avere avuto eh, un, vedere un familiare essere assistiti anche se in quel periodo la classe medica si è guadagnata eh, l'ammirazione da parte di tutto il mondo okay? per come li ha assistiti però comunque è stata una morte eh, eh, come posso dire non degna ecco, eh, la dignità della morte per, eh, per eh, madre Teresa era qualcuno che stesse accanto e che assistesse eh, la persona eh, che stava per morire allora io ho in mente eh, questo e l'ho avuto anche durante la pandemia. Sono stato due anni fermo perché non si poteva più ormai viaggiare, c'erano un sacco di restrizioni. Eh, colleghi miei che si sono ammalati di COVID e che io ho sostituito per dei mesi. Eh, quindi ho pensato che anche qui fosse terra di missione, e continuo a farlo ancora, ancora oggi, non più tardi di tre settimane fa. Ho sostituito una collega. Eh, vicino a Ponte Chiasso che ha avuto il Covid e quindi non si trovano medici sostituti i giovani non vogliono fare il medico di famiglia preferiscono andare negli ospedali oppure emigrano all'estero e quindi c'è una situazione che eh, eh, mi porta per ora ad aiutare anche qui però appena spero che sia passata definitivamente la pandemia ho intenzione se la salute mi assiste di riprendere i miei viaggi. Sono viaggi umanitari, io sottolineo sempre che non sono un missionario, nel senso che non sono un esperto di teologia che va per evangelizzare, ma ho fatto della medicina una missione e quindi eh, cerco di eh, mettere in pratica quello che ho imparato in Occidente, di eh, metterlo in pratica. Eh, nei popoli che hanno una salute che non è un diritto, ma è legata alla fortuna e quindi sono estremamente bisognosi di attenzione, di cure, e che però nella loro ingenuità spesso danno insegnamenti a me e mi arricchiscono sempre di più. Lei ha accennato a un aspetto molto importante, che, di cui forse in questi anni è venuto a mancare in, in Italia la carezza della cura noi eh, veniamo da due anni terribili e lei ne ha accennato era Bergamo in quel, in quel periodo ecco in quel periodo eh, chi comandava forse era eh, il protocollo il protocollo decideva tutto secondo il protocollo dobbiamo fare così e in questo modo è venuto a mancare quella che è la sensibilità, l'umanità anche, tante persone sono morte senza nessuna assistenza. Lei ha detto come sulle strade di Calcutta, le strade eh, italiane, le strade dell'Occidente, tanto all'avanguardia che noi ci crediamo chissà chi, che sono state eh, utilizzate veramente eh, come eh, strade di abbandono. Ecco, questa carezza della cura di cui parlava lei e eh, che l'aveva presa anche la madre Teresa, ecco, si poteva in quel periodo eh, utilizzare anche in una situazione difficile come quella del Covid? Ma guardi, non vorrei entrare in un, in un tema che poi può, può suscitare delle polemiche. No? L'enorme numero di persone che sono morte in quel periodo è stato dovuto al fatto che era proibito dall'OMS di fare delle autopsie. Se ci, fosse, se ci fosse stata questa possibilità di farle, perché? era proibito perché i medici che facevano tutele potevano contaminarsi, quindi non le hanno fatte. E quindi cosa è successo? Che si cercava di isolare il più possibile i malati e, e quindi eh, eh, si, è, si, è dato, si è dato più importanza a questo aspetto che non all'aspetto etico di stare accanto eh, al, al, al moribondo, eh, accarezzandolo come faceva madre Teresa o ehm, eh, cercando di detergere il sudore della fronte o di bagnargli le labbra, perché spesso quando poco prima di morire eh, respirano eh, in modo stertoroso a bocca aperta, quindi mh, anche c'è proprio una sofferenza del capo orale, a parte la sofferenza del corpo. Per cui, io direi che non, non me la sento di condannare la classe medica per quel periodo. Io la, la classe medica la critico sul quotidiano di oggi, cioè di, di sempre, di prima della pandemia, della pandemia e del dopandemia, cioè noi siamo schiavi della tecnologia. È vero che la tecnologia aiuta a fare diagnosi. Oggigiorno ci sono delle TAC, ci sono le risonanze magnetiche, ci sono terapie sofisticatissime. Però non bisogna perdere di vista il malato. Quando il malato arriva e racconta eh, i propri disturbi, i propri problemi, bisogna guardarlo negli occhi, non guardare il desktop e ascoltare, e, e, cliccare e, e mh, prendere appunti. È vero che è importante. Però una uno dei, delle regole della medicina cinese, delle prime regole, della medicina cinese e quando arriva il malato guardalo fisso negli occhi. E questo sguardo fisso eh, nei confronti del malato che si presenta al medico molte volte purtroppo manca e questo non viene più insegnato nella facoltà di medicina. Grazie dottor Locurto. Prima di concludere volevo che lei leggesse la preghiera dello sciamano. Una preghiera... Che eh, ha tanto, ma tanto da insegnare a noi che in fatto di medicina, in fatto di umanità, ci sentiamo magari i migliori. Ecco, ce la può leggere, per favore. Sì, questa è un'invocazione di uno sciamano amerindiano. Eh, recita così: O grande spirito, eh, la cui voce sento nei venti e il cui respiro dà vita a tutto il mondo. Ascoltami, vengo davanti a te, uno dei tuoi tanti figli. Sono piccolo e debole, ho bisogno della tua forza e della tua saggezza. Lasciami camminare tra le cose belle e fa che i miei occhi ammirino il tramonto rosso e oro. Fa che le mie mani rispettino ciò che tu hai creato e le mie orecchie siano acute nell'udire la tua voce. Fammi saggio così che io conosco le cose che tu hai insegnato al mio popolo, le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, in ogni roccia. Cerco forza non per essere superiore ai miei fratelli, ma per essere abile a combattere il mio più grande nemico, me stesso. Fai che io sia sempre pronto a venire a te con mani pulite ed occhi dritti, così che quando la vita svanisce come luce al tramonto, il mio spirito possa venire a te senza vergogna. Durante questa intervista al dottor Aldo Locurto avete potuto ehm, vedere quanti oggetti ci sono esposti in questa mostra a Villa Media di Canzo. Eh, volevamo chiedere in conclusione al dottor Locurto di spiegarci le tre stanze. Nella prima stanza che cosa c'è? Sì, allora siccome gli oggetti sono tantissimi, li abbiamo raggruppati per... Eh, proprio gruppi di oggetti, eh, quindi c'è nella prima sala entrando una serie di immagini, di foto tratte dal mio archivio in cui si vede eh, me che sto operando in certe situazioni, tutto questo per sottolineare il fatto che io sono un medico, non sono un collezionista o un antropologo. Okay? Poi eh, abbiamo messo un gruppo di collane e... Dei pettini proprio per sottolineare il senso estetico, soprattutto dei popoli africani, poi c'è un insieme di maschere, anche queste che arrivano dall'Africa e che eh, sottolineano l'importanza di certe cerimonie presso i popoli indigeni eh, per. Eh, eh, come anelito no? verso eh, l'aldilà, un po' come c'è da noi quando si celebra la messa ci sono delle cerimonie di tipo religioso e poi c'è un gruppo di utensili che servono per la vita quotidiana, per andare a caccia, andare a pesca, queste sono società di sussistenza che hanno bisogno ogni giorno di procacciarsi del cibo per continuare a sopravvivere a un ambiente che è meraviglioso ma che è anche ostile. In questa seconda stanza invece che cosa possiamo ammirare, dottor Locurto? Sì, la seconda stanza eh, vuole porre l'accento sull'estinzione, sul rapporto dell'uomo con la natura, per cui abbiamo messo dei drappi che fanno vedere alcuni eh, animali dell'Africa e inviteremo, qui è una sala eh, all'interno della quale lavoreremo con le scolaresche eh, per sottolineare il rischio di estinzione di alcuni animali, per esempio in Africa sta per estinguersi il rinoceronte bianco, ma in parallelo anche presso la nostra società si stanno estinguendo le api, le farfalle e le lucciole, per cui loro dovranno fare, poi si cercherà di fare un parallelismo con i ragazzi. Poi c'è una mostra fotografica di foto, eh, tratte dal mio archivio personale sul, sui bambini dell'Amazzonia sul loro rapporto con la natura su come eh, giocano quindi ci sono anche dei giocattoli su come si vestono in realtà non si vestono ma dipingono decorano il corpo direttamente quindi c'è un invito anche ai visitatori a eh, decorarsi il viso quindi i ragazzi poi potranno divertirsi a decorarsi scegliendo uno dei disegni standard eh, di, di, delle varie etnie, e per finire c'è eh, un, un burattinaio. Eh, sono dei, delle marionette che io ho trovato in Africa e che eh, eh, servirà appunto per sottolineare l'importanza della memoria presso queste popolazioni, perché eh, sono popolazioni che non hanno la scrittura, dove la tradizione è una tradizione orale, chi meglio del eh, burattinaio, del, del portatore eh, di una memoria eh, eh, può spiegare la storia delle, della comunità indigena. Ecco. Siamo nella terza sala, la sala cosiddetta degli strumenti musicali, ma anche la sala della pioggia. La, la, la sala anche del mare che poi dottor Locurto ci spiegherà cos'è la, la pioggia e il mare sì eh, in questa sala abbiamo voluto raccogliere soprattutto strumenti musicali per sottolineare il fatto che presso i popoli non esiste un popolo indigeno che non abbia uno strumento che non abbia sentito la necessità di cantare o di danzare o di usare uno strumento musicale per cui prevalgono questi strumenti e uno di questi è estremamente particolare, non è un vero e proprio strumento musicale ma è uno strumento sciamanico che viene utilizzato dallo sciamano quando ci sono lunghi periodi di siccità ed è il bastone della pioggia e cerca in qualche modo di evocare la pioggia. E di richiamarla quando è da mesi che non sta piovendo. Forse l'avremmo potuto utilizzare anche noi durante le nostre ultime estati per vedere se funzionasse qui. Ci abbiamo provato, ma qui non funziona. Funziona meglio quando è fatto da chi lo ha eh, ideato e nel paese dove è stato, eh, diciamo, dove, do, dove, dove si utilizza. Ecco. Ma c'è anche una statua che è veramente stranissima, con tanti chiodi. Cosa significa quella statua? Sì, questo qui è un V2, arriva dal Benen e è una statua che dovrebbe portare il malocchio, no? Questi popoli sono molto superstiziosi come lo siamo anche noi. E ricorderò sempre che anche da noi c'è il, il ferro, di ferro di cavallo. Da noi c'è il Napoli, si usa il, go, il gobo, il corno rosso. Anche noi abbiamo i nostri amuleti in senso positivo, in senso negativo. Addirittura le persone in Benenna, quando litigano con qualcuno, vanno al mercato a comprare questi piccoli voodoo. e Vedete delle statuine. Molto piccole, trafitte da chiodi, e gliele buttano addosso sulla casa, sui tetti della casa del, della persona con cui di hanno litigato. Una specie di malocchio. Sì, però ci sono anche dei portafortuna, per cui eh, a volte, per esempio, si utilizza un, un bastoncino di bambù e lo si batte. Sulle, sulle mani per scacciare l'energia negativa di chi si incontra. Quindi eh, sono popoli che credono nell'energia negativa ma anche nell'energia positiva. Ci fa ascoltare la pioggia e il mare? Sì, allora questo è il bastone della pioggia, è uno, una stecca di bambù che c'è all'interno, una spirale di spine di una pianta eh, amazzonica o... Una pianta grassa, di solito il cactus, e capovolgendola eh, imita il suono della pioggia e viene utilizzata dagli sciamani per invocarla quando c'è un lungo periodo di siccità. Proviamo a farlo adesso. Poi naturalmente questo strumento che è tradizionale è entrato poi a far parte invece di alcuni gruppi musicali moderni che lo utilizzano e a volte per dare delle sensazioni di, sì di acqua ma in questo caso di mare e questo stesso strumento è capace di imitare e di evocare il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, sulla spiaggia. Sicuramente questa mostra etnica permanente merita di essere visitata perché si impara molto, si impara a conoscere eh, le tradizioni, la cultura, ma si impara anche a conoscere la ricchezza di una vita eh, donata per gli altri. La ricchezza della vita donata da un medico, il dottor Aldo Locurto, che per quasi 45 anni è andato tra Canzo e i paesi del Terzo Mondo a portare eh, solidarietà, aiuto, competenza, professionalità. L'esposizione etnica permanente è aperta al mercoledì e al sabato dalle 10 alle 11.30 a Canzo in Villa Meda nelle sale Roscio. L'ingresso è libero e per contatti e per informazioni e per prenotazione chiamare il comune di Canzo al 031 6741 11 oppure magari anche alla biblioteca 031 6831 19. Sono attese le scolaresche che soprattutto anche in primavera possono venire a visitare non solo in primavera ma anche in tutto il periodo scolastico, vero dottor Locurto? Sì, allora venite numerosi e sono sicuro che quando eh, vedrete questa esposizione eh, sarà un motivo di eh, arricchimento interiore. Grazie ancora per l'attenzione.